Non chiamatelo miracolo italiano, di miracoloso nei risultati del Sassuolo c'è veramente molto poco. 11 punti in 5 partite sono il frutto della programmazione, i frutti di una società che punta sullo stesso allenatore da 4 stagioni, che va a pescare i migliori giovani talenti italiani nel mondo del calcio, e questo è un esempio che altre squadre dovrebbero seguire. Il Sassuolo 4-4 è là, fra le grandi, sul gradino più basso del podio. Decisamente un bel risultato per una squadra che ieri ha sfatato l'ennesimo tabù. Non aveva mai vinto al Barbera, non era mai arrivata una vittoria nelle isole ed è arrivata grazie al protagonista che non ti aspetti, Sergio Floccheri. Molti ieri alla lettura delle formazioni avevano storto un po' il naso se vince questo, da quanto si legge sui social. Però ancora una volta quel mago che è Eusebio Di Francesco ha visto giusto e ha pescato il protagonista che gli ha portato una vittoria. Fin qui hanno segnato praticamente tutti, o quasi, Floro Flores, Sansone, Politano, De Frel e Floccheri. Mancano all'appello le reti di Domenico Berardi, quello che era il protagonista più atteso, e Diego Falcinelli. Ci sarà per entrambi il momento, arriverà per entrambi il loro momento, entrambi saranno molto utili alla causa. Certo, Domenico Berardi è stato fuori per infortunio per parecchio tempo, lui che nelle ultime stagioni è sempre stato il giocatore che ha segnato di più nel Sassuolo. Oggi, guardando la classifica, molti probabilmente si sono dati un pizzicotto, ma come ho detto in avvio di questo video, il Sassuolo non è un miracolo, il Sassuolo è semplicemente la conferma di un club che programmando riesce a ottenere dei risultati. Un po' un esempio per il calcio italiano, che di italiano c'è ben poco perché ormai le squadre sono tutte quante rinfarcite di stranieri. Dove possa arrivare questo Sassuolo non si sa. Sicuramente può fare un buon campionato a patto che continui ad avere l'umiltà giusta, ad avere la fame di una squadra provinciale che vuole stupire il mondo del calcio italiano. Continuate a seguire tuttosassuolocalcio.com, seguiteci anche su Radio Sportiva, su Radio tuttosassuolocalcio.com. Domenica l'appuntamento dal Mapei dalle ore 13:45 vi racconteremo Sassuolo Chievo, un'altra partita in cui i neroverdi cercheranno di stupire.